Questo video inizia alle 8:40 di sera perché sto per cenare. Io e Jimmy siamo appena tornati dal nostro aperitivo settimanale, quindi ora siamo tornati a casa e ceniamo. Prima di uscire ho preparato la cena, quindi adesso basta soltanto che la riscaldo e condivido con voi la ricetta perché secondo me è una ricetta buonissima. Si tratta di una rivisitazione della parmigiana di melanzane. Chi te l'ha consigliata? Jimmy. Ok. Fatta al forno. Tre ingredienti, No. a voi la ricetta. No. Io stasera poi la mangio abbinata a dei crackers, questi cracker multicereali bio che sono senza glutine e non sembrano. Ma lo vuoi dimostrare il tuo amore nei miei confronti? Dammi un bacino. Dammi un bacino. No, però così no. Così è da infami. Stronza, mi abbandona per un po' di pollo. Vabbè. Va? Ma scusate, lo direi io anche. E io? Io? Allora, questo video è iniziato con la ricetta della parmigiana. Da quella sera sono passati un po' di giorni, come potrete notare anche dal mio colorito di pelle, è arrivato il weekend, sono andata al lago, ma quella ricetta e il weekend che ho passato e ciò che ho fatto nel weekend mi ha stimolato il desiderio di condividere con voi una cosa che forse io do un po' per scontato o che comunque fino ad ora non ho fatto come ad esempio ho fatto questo weekend. Sto parlando di food prep. Sicuramente avrete sentito parlare di meal prep, ma tra i due io preferisco assolutamente la food prep. Qual è la differenza? Meal prep e food prep essenzialmente consistono nella preparazione in anticipo di pasti o ingredienti che poi si andranno a mangiare nei giorni successivi alla preparazione. Meal prep consiste più che altro nella preparazione di un pasto, ad esempio la parmigiana che avete visto, bene o male quella può essere considerata un pasto, non completo perché manca la fonte di carboidrati, infatti io l'ho aggiunta con l'evasa, però comunque già un piatto un pochino più completo, mentre food prep consiste nella preparazione dei soli ingredienti. Sinceramente fra i due io preferisco la food prep perché questo mi consente di avere delle preparazioni già pronte in frigo e poi ogni volta che io devo prepararmi una schiscetta o prepararmi un pasto vado in frigo, prendo i vari ingredienti e ogni volta sono in grado di prepararmi un pasto diverso. Mentre nella meal prep hai già un pasto definito, quello è, quello ti mangi. La mia food prep consiste nella preparazione o nel cuocere le basi dei miei piatti, cereali. Quindi ogni settimana scelgo un cereale da cuocere in grandi quantità e poi mettere in frigo. Questa settimana ad esempio ho scelto la quinoa e ogni volta che desidero comporre il mio piatto con la quinoa prendo un cucchiaio e me lo metto nella ciotola o nella schiscetta. Un'altra preparazione che ho fatto sono finalmente i ceci secchi. Ho utilizzato questi qua che sono dei ceci secchi neri e sono strafelice perché comunque essendo una preparazione lunga perché prevede l'ammollo e una cottura di almeno 90 minuti, a meno che non sia una pentola a pressione, non ero mai riuscita a consumarli. Invece, cosa ho fatto? Io la domenica mattina, ma potete farlo anche benissimo la sera, li ho messi a mollo, sono stata fuori tutto il giorno, sono stata al lago, e la sera quando sono tornata li ho cotti 90 minuti mentre facevo le altre cose, mentre cenavo, mentre stavo sul divano dopo cena, quindi assolutamente una cosa che vi consiglio di fare è cercare di fare multitasking, cioè mentre fate una cosa fate l'altra. Quindi ad esempio oggi per pranzo cosa faccio? Vado in frigo, prendo, questo è il pollo di luna, prendo la scatola con i ceci, qui c'è quello con la quinoa, base pronta.
Super basic, ad esempio, anche perché non ho molto tempo per spignattare, ho preparato delle zucchine questa mattina mentre facevo colazione. E siccome sto uscendo di casa, devo andare di schiscetta, ho già pranzo, quindi schiscetta. E adesso compongo il tutto. Solitamente per pranzo utilizzo delle fonti proteiche bene o male già pronte o comunque pronte all'uso, perché solitamente a pranzo sono di fretta, mentre a cena ho più tempo. Oggi utilizzo il tonno mare aperto leggero, che contiene soltanto un filo d'olio. Dovete sapere che da quando convivo con Jimmy abbiamo dovuto trovare dei compromessi. Io team tonno naturale, lui team tonno con l'olio, e ci siamo trovati a metà strada con tonno con un filo d'olio. In realtà, contenendo non troppo olio, non ho neanche bisogno di scolarlo perché mi va a condire il piatto, in quanto mancava appunto la parte di grassi. Top. Pizzico di pepe e grazie al food prep pranzo pronto in 5 minuti, giusto il tempo di assemblare il tutto. Allora, accendi la macchina intanto. Pedali sul freno se non parte. Brava, sui finestrini, aria condizionata a bomba. Non ridere, vai, accelera. Dai, ma che figata. Brava, basta, via il freno. Allora, 200, cioè non pizze fighi. Boom, adesso non accelera più, non accelera più, accelera, tanto, 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 ok, marcia. Marce, marce. Ti dico io, frena, frena, frena forte, scala, scala, scala ancora una. Oh, l'abbiamo fatto, 203, l'ho visto. Oddio. L'ho visto, 203. Sì. Ah! Sì! Sì! Bene, ora andiamo a letto, per favore ti sei fregata. Basta! Brava. Grande. Spero che le immagini che avete appena visto siano un pochino riuscite a rappresentare ciò che è stato questo pomeriggio, una figata pazzesca. Vi giuro che io quando sono arrivata e ho visto le macchine andare a quella velocità non volevo farlo, avevo paura, ho detto no Jimmy, guarda, fai tu. Poi alla fine mi sono lanciata e mi sono divertita da morire, bellissimo, pazzesco, fantastico. E basta, poi siamo tornati a casa, tra una cosa e l'altra abbiamo fatto le 7:30 di sera. La Vale mi ha scritto e mi fa: guarda, io sono in centro a Milano, esci a cena fuori con me? E ragazzi, potete fare tutto il meal prep che volete, eh. Ma una cena fuori in compagnia batte qualunque meal prep 100-0. Soprattutto se la cena è in questo ristorante. Cioè ragazzi, si ordina con l'iPod. Benvenuti. Io non capisco. Hummus. Ma ci sarà cosa deciso. Vediamo cosa succede. 40. Ah sì, è giusto. Tolgo le arachidi perché mi fanno schifo. Okay. E senti. No. Aggiungere. Vediamo. 3. No, 2. Ah sì, ok. 4. Hummus di spinaci. Crudite di verdura. C'è una luce, non so se vedete. Che bellezza.
questo prodotto. Ajeon bowl con tataki di tonno e non so, pak choi. Pak choi. Tahina e miso. E non lo so. Bella. Scusa, questa vale a una mousse di avocado al cacao con questa culì di lamponi delle nocciole. Super. No, me l'hai rotta. Scusa. Amica. Prima di concludere questo video voglio farvi vedere altri due pasti che mi sono preparata questa settimana usando la quinoa e i ceci come base. Uno è molto simile al pranzo che avete già visto, solo che cambia la fonte proteica, uso del salmone affumicato. E credetemi, nonostante comunque la base sia uguale, ci siano pure le zucchine e tutto, il gusto cambia. Mentre per quello che mi sto preparando adesso userò le melanzane e la feta. Credetemi che nonostante la base sia uguale, il gusto cambia totalmente. E questo un pochino l'idea dietro il food prep, il fatto che nonostante si utilizzino sempre bene o male gli stessi ingredienti, girandoli e cambiando verdura o fonte proteica è possibile variare i gusti e non sentirsi come se si stesse mangiando la stessa cosa, ma comunque riuscire a mangiare in modo veloce. Un'altra cosa positiva di fare food prep è che d'estate si cucina molto di meno, i fornelli si utilizzano molto di meno e quindi la casa risulterà anche molto meno calda. Non pensavo e non me ne ero mai accorta prima, ma a cucinare ogni giorno, due volte al giorno, tre volte al giorno, a parte si spreca un sacco di gas, ma la casa si scalda veramente tanto. E infine, una cosa di cui non ho parlato in questo video, ma non per questo meno importante, le fonti di grassi. Allora, per me le fonti di grassi sono molto easy perché sono già pronte essenzialmente. Olio di oliva, olio di semi di lino, qualunque tipo di olio che voi abbiate in casa, pesti, pesto di canapa, pesto di piselli, pesto normale, avocado, sono già comunque fonti di grassi già pronte e veramente facilissimi da consumare. Una fonte di grassi che però prevede una preparazione che ho incominciato ad apprezzare e amare davvero in quest'ultimo periodo è la frutta secca tostata. Questa è una ricetta che proviene dalla Vale, perché non ho mai pensato di tostare la frutta secca, ma ragazzi, un consiglio che mi sento davvero di darvi per le vostre papille gustative è quella di tostare in forno la frutta secca. I miei preferiti sono gli anacardi e le noci di macadamia. Bastano davvero pochissimi minuti nel grill e il gusto della frutta secca tostata, da aggiungere poi nelle vostre insalate di quinoa, di riso, eccetera, top. Ultima cosa e poi davvero vi lascio: è vero che potete prepararvi il riso, la quinoa in anticipo, ma ricordate sempre che ci sono delle fonti di carboidrati veramente velocissime da preparare, come il couscous e la polenta. Quindi se una volta avete voglia di cambiare totalmente gusti, ricordate che questi alimenti si preparano davvero in 3 minuti. Mangiare sano non deve essere per forza difficile, complicato e noioso. Questo è un messaggio che ci tengo veramente a trasmettervi e spero di esserci riuscita in questo video. Io vi ringrazio per averlo guardato, spero che vi abbia interessato, vi sia piaciuto, che sia riuscita anche un pochino a variare mettendo anche l'esperienza di guida. Ho guidato 200 all'ora in rettilineo, è stato pazzesco e basta. Io vi saluto, vi ringrazio, se il video vi è piaciuto mi raccomando lasciate un mi piace, aiuta molto il mio canale. Grazie mille, ci vediamo al prossimo video, ciao ciao!